Come molti di voi sapranno, per chi non lo sa, lo scoprirò adesso, da quest'anno la Panini ha acquisito i diritti della Premier League inglese per stampare le card ad NXL, appunto, della Premier League. Diritti persi a sua volta dalla Topps, che fino all'anno scorso produceva appunto le match attacks della Premier League. Ma non solo, perché qualche anno fa appunto la stessa Topps prelevava i diritti della Champions League per produrre le card delle match attacks della Champions League, che tra l'altro abbiamo visto anche in diversi video durante gli scorsi anni in questo canale. Quest'anno, come gli scorsi anni, ci ritroviamo finalmente la collezione Match Attacks dedicata alla Champions League, ma con una gratitissima sorpresa. Drop it. Stavo aspettando non con più di tanta attesa questa nuova collezione di Match Attacks perché, come sapete da parte mia, non essendoci la Roma in Champions League, non attendevo tanto questa collezione per l'appunto. Poi l'altro giorno, quando finalmente ho deciso di prendere qualche bustina per poi portarvi il video, sono andato a vedere la bustina e mi sono accorto di qualcosa di particolare. Andiamo a vedere infatti i tre artwork assieme. Abbiamo sulla prima bustina Ronaldo che ci sta della Juventus e sullo sfondo anche Muriel dell'Atalanta. Bene. Ma sulla seconda bustina ho già iniziato a notare qualcosa di strano. Infatti c'è Zaza del Torino. Ho detto, perché ci dovrebbe essere Zaza del Torino che non è nessuna competizione. Poi ho girato dietro e mi trovo Hazard con sullo sfondo Immobile Florenzi di Lazio e Roma. Ho detto, ma che c'è? Poi guardando bene la busta, ho notato che oltre il logo della Champions c'è anche il logo dell'Europa League, e quindi in questa nuova collezione Match Attacks avremo carte sia della Champions League che dell'Europa League. Vi assicuro che sono passati alcuni giorni prima di questo video, da quando ho acquistato le bustine, e in questi giorni l'attesa di spacchettare questa nuova collezione è salita a dismisura, ve lo assicuro. Quindi il mio interesse verso questa collezione è aumentato tantissimo e sono curiosissimo di conoscere quali squadre sono state inserite di questa collezione. Mentre per le novità che ancora non ho letto, voglio farlo insieme a voi. Vediamo su Retro se ci dà qualche indicazione. Abbiamo 393 carte, piuttosto poche, essendoci squadre anche della Europa League. Abbiamo i Man of the Match, i Club MVP, uno ogni due buste, i Record Holders, gli Hat-Trick Heroes, i Pro Performance, i Club Legends, una ogni 2,8 buste. E i 100 club, una ogni 9,4 bustine. Inoltre c'è una carta in limited edition ogni 30 bustine e 14 limited edition diverse. Per un elenco completo delle limited edition vi c'è il sito Topps. Penso che lo farò. Abbiamo anche l'app, finalmente anche la Topps quest'anno si è adeguata con l'app di Match Attacks. Magari anche lì potremo fare diverse sfide. Dunque, come vi dicevo, oggi abbiamo 4 bustine da aprire assieme, 6 card per busta. Purtroppo non sono come le edizioni inglesi, che mi pare ne contengono 9 o 10. Ovviamente il prezzo sale in quel caso. Però abbiamo, spero, la possibilità di conoscere un po' di questa collezione. Io voglio sapere tantissimo da voi se vi interessa questa collezione, vedere spacchettamenti, così io possa capire se proseguire i video, magari acquistare anche lo starter pack e fare altri spacchettamenti inerenti a questa collezione, se la vostra risposta è abbastanza elevata da spronarmi a continuare i video su questa collezione, state sicuri che i video arriveranno. Bando alle ciance, apriamoci la prima bustina e partiamo con Messi, visto che ce l'abbiamo anche doppia come artwork. I pacchetti non si aprono benissimo se volete tenerveli, per cui si sfasceranno tranquillamente. Avevo già intravisto lo stile grafico delle card di quest'anno e mi piaceva abbastanza. Non me lo ricordo benissimo in questo momento perché quando l'ho visto ero occupato con altro. Pacchetto digitale gratis. Ah, quindi abbiamo anche le bustine da spacchettare online. Qui c'è un QR code che possiamo scansionare, penso, tramite l'app e aprire un pacchetto online. Tanta roba, ragazzi, a differenza delle Adrenaline, possiamo inserire il codice dietro ogni carta. Qui i pacchetti li rispacchettiamo online. Da una parte, forse anche meglio per velocizzare la cosa, perché inserire ogni volta ogni singolo codice di una carta ci vuole un bel po'. Le carte sono messe tutte intrecciate, facciamo così, va. Io le giro e andiamo con la prima carta Lewandowski del Bayern Monaco. L'artwork molto particolare, sembra un'immagine presa dalla TV quando fanno le statistiche dei giocatori.
C'è lo sfondo molto stilizzato, si intravede il logo del team, il resto è abbastanza generico, sfondo nero per la più, abbiamo il logo della squadra anche qui e poi tanti parametri oltre i principali che sono difesa e attacco, un valore in milioni che è figurativo, ovviamente il giocatore non vale 10 milioni di euro ma molti di più e serve appunto per comporre squadre con costo limitato, se non fai squadre troppo forti. Abbiamo qui il logo della Champions, quindi suppongo che quelli per l'Europa League abbiano il logo della Europa League. Abbiamo inoltre 80, che credo siano le presenze, e 53 le reti. E poi tutti gli altri parametri come velocità, tackle, potenza, tiro, abilità e passaggio. Andiamo avanti, abbiamo Diego qualcosa? Diego Demme, ancora Champions League e passiamo all'Lipsia se non erro. 72-37, il ruolo dove lo trovo è col qua, midfielder, centrocampista, valore 6 milioni, ma perché sono tutte al contrario? Abbiamo Vukovic, portiere del Genk, con 76 in difesa e 1 di attacco, ma ci sta per i portieri. E infine abbiamo Willian del Chelsea. Mi piacciono veramente gli artwork di queste card, per esempio questa card di William mi ricorda i giocatori su PES o su FIFA quando vengono messi in mostra prima di iniziare le partite. Lei è un 52-77, piuttosto scarso, l'avrei fatto un po' più forte. Abbiamo la nostra prima foil che è Silva, Rafa Silva del Benfica, ancora Champions League ed è un Man of the Match. Per esempio gli artwork dei Man of the Match, ora che li sto guardando, non mi piacciono perché... Noi piacciono le card in primo piano, a differenza delle adrenaline che hanno per esempio con i top player, i giocatori a mezzo busto, qua la situazione è simile, anche se si vede un po' il giocatore in gioco sullo sfondo, ma avrei preferito tutti i giocatori a corpo intero. Comunque un 45-84 e per finire abbiamo Chris Smalling della Roma, della Europa League. Mi sa che c'è una card di Europa League in ogni bustina, ma adesso che mi sta venendo in dubbio, in Inghilterra sono uscite due serie separate, Champions Europa League, e qui dentro ci hanno inficcato solo le carte italiane dell'Europa League? Potrebbe essere così. Comunque abbiamo Chris Smalling, difensore, con 73 in difesa e 33 in attacco, 20 presenze e 0 reti. E il primo pacchetto è andato. Passiamo al secondo, quello di Ronaldo. Abbiamo perso molto tempo per vedere un po' la grafica delle carte. Detto squartatissimo. Anche qui abbiamo ovviamente come ogni busta il pacchetto digitale e mettiamo in ordine le carte, sto cercando di non guardarle. Fernandinho del Manchester City con 86-69. Garay del Valencia con 82-42. D'Ambrosio 63-42. Oh, un pezzo grosso, Neymar Junior 88 in attacco, tanta roba. Prima carta foil stavolta è dorata ed è Robertson del Liverpool, difensore, un pro performer. Vediamo un po' la rarità dei pro performer. È una ogni 2,8 bustine, quindi il 100 club è la più rara, che è una ogni 9,4, difficile da trovare. 92-73 per lui. E per finire abbiamo ancora Europa League con Ansaldi del Torino, 67-64, e a sto punto ho quasi l'impressione che della Europa League ci siano solo le squadre italiane, Torino che tra l'altro neanche c'è più. Togliamo i pacchetti gratis, mettiamoli qua e vediamo le rarità diverse, che abbiamo Man of the Match, card base e card Europa League. Terza busta, anzi apriamoci quella di Immobile Florenzi. Ma le carte dell'Europa League hanno le foil? A questo punto sono curiosissimo di vedere la checklist, perché mi fa molto strana questa composizione delle match attacks. Via il pacchetto gratis, mettiamo a posto queste e abbiamo Foyt, Juan Foyt del Tottenham, Bender del Bayer Leverkusen, Napoli, Kostas Manolas, ex Roma, con 81 in difesa. Llorente, quello farlocco, vogliamo dire così, difensore,
difesa 75, attacco 60, centrocampista dell'Atletico. Prima foil, club legend, Henderson. Abbiamo trovato Henderson e Robertson, anche a farla apposta, con 83-69. Scarsino, club legend, sempre con ogni 2,8 bustine. E la card dell'Europa League è Man of the Match Itzon con a Torino. Infatti, come vedete, le Man of the Match della Europa League non sono neanche foil. Ultima busta per oggi, ragazzi. Io sono abbastanza incuriosito da questa collezione. Mi incuriosisce il fatto dell'Europa League. Speravo ci fosse intera. Cioè, beh, magari non intera perché le squadre sono tante ancora, però. Invece mi sa che ci abbiamo solo le squadre italiane. Il pacchetto gratis se ne va, riusciremo a trovare un 100 club, ne dubito. Abbiamo Naby Keita, 80-75, ancora Liverpool. Rafa Silva del Benfica, trovato prima Man of the Match, era proprio necessario ritrovarlo. Yazici del Lille. 87 Sergio Ramos in difesa, tanta roba ragazzi. E carta foil, abbiamo un altro, un MVP, Van Dijk, ma tutte foil del Liverpool, ma le foil sono solo del Liverpool. Un MVP che è raro come un Man of the Match, però un bel 95 in difesa, quindi tanta roba. E per finire, della Lazio abbiamo il portiere Stracoscia con 82 in difesa, voilà. Quindi ragazzi, da quello che abbiamo potuto vedere, che le carte dell'Europa League sono solo quelle italiane. Un po' strana sta cosa, penso l'abbiano aggiunte per aumentare il livello collezionistico in Italia, altrimenti avrebbero perso una fetta di acquirenti, da cui appunto i tifosi di Roma e Lazio, e anche Torino, che tanto neanche si è qualificato per l'Europa League, ma va bene. E bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se vi piace questa collezione, se volete continuare a vedere altri spacchettamenti riguardanti Match Attacks e Champions League. Seguite anche la pagina Facebook del canale, che trovate ogni tanto in pop-up in descrizione del video. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.